Siamo con Giovanna Ciraci della redazione di Salento Live 24. Come nasce Salento Live 24 e quando? Salento Live 24 nasce nel 2016 da un'idea dell'associazione 24/7 e nasce come quotidiano che possa offrire un'informazione alternativa a quella già presente nel territorio salentino. Diciamo che già il nome racchiude quella che è la sua mission, ossia Salento Live 24. Salento perché vuole raccontare la realtà salentina non solo della provincia di Lecce ma anche della provincia di Taranto e di Brindisi, facendolo, almeno cerca di farlo, 24 ore su 24. Quindi cerchiamo veramente di informare, tenere informati tutti i salentini su quello che accade nelle loro città e nel loro territorio. La vostra specializzazione, diciamo, qual è essenzialmente? Beh, noi sicuramente quello che ci caratterizza è appunto quello di tenere la testata continuamente aggiornata. Quindi potete trovare notizie pubblicate già dalle prime luci del giorno fino a notte fonda, quindi almeno cerchiamo di farlo. E, diciamo che ci caratterizziamo anche per dare spazio a tanti temi, abbiamo delle rubriche che abbiamo fatto nascere negli ultimi anni, siamo una testata giovane ma che comunque ha già raggiunto risultati importanti. Tra le rubriche che vengono più seguite c'è Detto tra noi, in cui un personaggio salentino espone le proprie idee su un tema in particolare. Poi c'è Lo Salento, dedicato invece alla movida, quindi è un giornale che prende qualsiasi tipo di pubblico, sia quello un po' più adulto sia quello più giovane, che può tenersi aggiornato sulle varie serate che vengono organizzate qui nel Salento. E poi sta, diciamo, già bollendo qualche altra cosa in pentola che sta per essere realizzata e poi lo vedrete nei prossimi mesi quello che accadrà. Sicuramente una testata in continua evoluzione, teniamo soprattutto a tenerci, diciamo, al passo con i tempi, quindi cerchiamo veramente di essere sempre i primi a dare le notizie, sempre i primi a tenere comunque, ad informare sulle ultime novità in ogni campo, che sia quello della cronaca, che sia quello della politica, degli eventi. Abbiamo, come ho già detto, anche delle rubriche che parlano proprio degli eventi nel Salento. Grazie a Giovanna Ciraci. Grazie a voi.